Sergio Rabaioli, buongiorno, grazie di aver accettato questa intervista. Buongiorno, buongiorno e grazie a te, piacere di avermi invitato. Sergio, tu hai una vita molto avventurosa, particolare, grazie al mestiere che hai fatto, sei stato steward di bordo nei voli di lungo raggio con l'Alitalia. Sì. Hai girato tantissimo il mondo, hai vissuto in tanti luoghi, sei di origine francese, giusto? Sì. Ma parli cinque lingue, insomma, sì. Sei un personaggio abbastanza che si stacca dalla media. C'è un'esperienza in particolare di cui io vorrei parlare con te, perché tu eri amico del signor Tonna. Chi era il signor Tonna? Il signor Tonna era il titolare di una tenuta di 1750 ettari in Uruguay, faceva l'allevatore di bestiame, lui viveva con la sua casa nella prateria e ho avuto l'occasione di conoscere nell'anno 1983 perché ero venuto a conoscenza. Allora io vivevo a Buenos Aires, facevo la rotta tra Buenos Aires e Santiago del Cile e mentre vivevo a Buenos Aires ho avuto a conoscenza della presenza di una base extraterrestre nella proprietà di Tonna. Mi ci sono recato tre o quattro volte, accampandomi nella prateria con mia moglie qui presente e lì ho vissuto esperienze veramente straordinarie. Sono venuto a conoscere una realtà che purtroppo era allora e anche tuttora relativamente nascosta dalle autorità, perché è una realtà interessantissima, complessa, che riguarda soprattutto l'epoca molto particolare che l'umanità del pianeta sta vivendo in questo momento. Quindi parliamo della presenza extraterrestre. Esattamente. Quindi esattamente. Che c'era, per quello che tu sai, cosa c'era nella tenuta del signor Tonna? Il nome completo me lo ricordi, Sergio? Tonna di nome? Ángel María. Ángel María. Ángel María, sì. Okay. Bene, il primo fenomeno che è successo, Ángel María Tonna era un uomo molto umile, molto semplice, molto devoto di Padre Pio. Tra l'altro Padre Pio è molto, molto venerato in Uruguay. Tonna non aveva nessun interesse nell'ufologia, però una notte viene risvegliato mentre dorme da un boato, un'esplosione. Si affaccia alla finestra, vede il cielo stellato, niente di particolare, e ritorna a letto. Però l'indomani mattina, all'alba, due ragazzi che lui aveva preso per mandare al pascolo il bestiame, lo chiamano e gli dicono: «Signor Antonio, che c'è? L'ombù non c'è più». L'ombù che cos'è? L'ombù è un albero gigantesco che c'era a 50 metri di fronte alla casa, che misteriosamente durante la notte questo albero era scomparso, tutta la grande chioma di fogliame, rami, era tutto scomparso ed era rimasto un tronco alto più o meno un metro e venti così. Però stranamente questo tronco rimase, era cavo, e il signor Tonna lanciava delle pietre per sentire a che profondità quando arrivavano queste pietre. Col passare dei pochi giorni vengono notati animaletti intorno al tronco che morivano, dopo poco tempo venivano come disseccati, fossero lucertole, uccellini o così. Vengono licenziati e viene individuata una forte radioattività tutto intorno al tronco. Mandano una sonda nell'interno del tronco, una telecamera, e viene evidenziata una sfera di metallo sconosciuto, di diametro di 25 cm, la quale sfera pulsava energia. È stato identificato come un sonar cosmico. Col passare di pochi giorni, il signor Tonna, seduto sull'uscio di casa la sera sorseggiando una bevanda, vede dei globi luminosi che in lontananza che scendono dal cielo e si fermano sulla prateria. Atterrano. Atterrano. Dopo pochi giorni comincia a avere dischi volanti sulla prateria, col quale lui fuoriescono di esso, col quale entra in contatto con lui. Il signor Tonna aveva contatto anche telepatici con questi esseri. Mentre ero là, ero accampato a 200 metri dalla casa di Tonna e lui durante il giorno mi accompagnava nella prateria a vedere le impronte di queste navi che atterravano. Tra l'altro c'era anche un simbolo con una croce lacciata. Lui aveva Esiste spesso... ancora questo simbolo? Questo simbolo non c'è più. Allora, ho la fotografia. Quando l'ho visto, questo simbolo era ancora ben visibile perché era caduto da poco tempo, però... Col passare del tempo, siccome c'è un'energia molto particolare in questo simbolo, molta gente che andava lì con un cucchiaio prelevava un po' di terra ed è rimasto soltanto un cerchio così, senza più erba, la gente portava via la terra, insomma.
Il simbolo non c'è più, mi è rimasta la foto. Sciottonna si incontrava con un essere che viene chiamato Maya. Maya è un essere asessuato, un essere alto 2,70 m, un essere molto dolce. Lui aveva contatto specialmente di notte con questo essere. Mi rendo conto che c'è da dire questa, che l'ultima volta che mi recai a vedere Tonna, dico l'ultima volta perché terminavo il mio soggiorno in America Latina, dovevo rientrare in Italia. Tonna mi vede arrivare e mi dice: oh Sergio, sei venuto di nuovo, bene, vai in questa direzione. In effetti, quella sera, io e mia moglie ci siamo incamminati nella prateria verso le 11 di sera, più o meno, ci siamo incamminati e verso le 2, una notte estiva, non c'era luna, cielo stellato, però un buio assoluto tutto intorno, una grande calma, non c'era nessuna fonte di rumore, la città stava a 15 chilometri, non c'era strada, non c'era niente che potesse provocare nessun tipo di rumore. Improvvisamente, durante una ventina di minuti, siamo stati circondati, possiamo dire, usare questa parola, da suoni incredibili che ci avvolgevano tutti intorno. Non vedevamo niente. Che però tipo di suoni? Erano suoni che sono difficili da spiegare. E questi suoni sono durati una ventina di minuti, al che sono cessati. Dopodiché siamo ritornati nella tenda a riposare un po', a dormire, ormai erano le 3 del mattino. Verso le 7 del mattino mi alzo per andare alla fattoria a prendere un po' d'acqua per le mie necessità. Tonna mi aspettava alle 7 del mattino. Allora Sergio, hai visto qualcosa stanotte? Ho detto: no, guarda, non abbiamo visto niente, però li abbiamo sentiti. E lui fa: tu non li hai visti, ma loro ti hanno visto, a te e Norma, ti hanno visto bene. Cioè lui alle 7 del mattino sapeva che loro ci avevano visto nella prateria. Evidentemente questo tipo di esperienza un po' sconvolto nella mia vita, cambiato da così a così, perché dopo ho continuato a documentarmi sulla presenza di questi esseri, chi sono, perché vengono, perché sono venuti anche nel lontanissimo passato sul nostro pianeta Terra, dove hanno lasciato le tracce, ci sono delle tracce, che siano o in Mesopotamia o in America Latina. Un po' in tutto il mondo, anche qui in Italia, Sergio, in Francia. Esatto. Cioè sono le grotte di Nio, altri luoghi dove ci sono tracce preistoriche della presenza di questi oggetti. Sì, sì. Allora, che altro tipo di esperienza hai vissuto tu nell'Aurora? Poi veniamo al nome del personaggio che hai citato. Sì. Beh, altri tipi di esperienze, niente. Io vivevo una grandissima pace mentre ero lì, perché c'era questa prateria enorme, c'era la presenza di Nocturne, che è una persona eccellente. Io lo considero un po' una guida spirituale per me, perché mi ha insegnato tante cose, ma non soltanto. Lui mi fece vedere un giorno, Tonna, un album fotografico pieno di fotografie, di dischi volanti, di astronavi, di esseri. Quindi era una persona veramente unica. Con il passare del tempo, Tonna ha fatto costruire una grotta, pietra su pietra, con una statua di Padre Pio, perché Padre Pio, come dicevo prima, è molto venerato in Uruguay, perché sembra che sia stato visto in bilocazione in un monastero della città di Salto, che era vicino alla tenuta di Tonna. Ecco, in questo luogo, Sergio, si recava un personaggio storicamente importantissimo, che è Neil Armstrong, il primo uomo che con l'Apollo 11 ha messo il piede sulla Luna. Sì. Intanto, per quello che Tonna ti ha detto e quello che tu sai, siccome si dice che sulla Luna non ci siamo mai andati, sulla Luna? Certo, ci siamo andati sì. Io, perché Armstrong si recava lì? Non ho avuto rincontrare Neil Armstrong durante queste mie visite all'Aurora, però so che lui ci si è recato più di una volta. Tra l'altro era diventato amico della famiglia Tonna. Tra l'altro aveva portato, quando veniva delle sue apparecchiature elettromagnetiche, e lui si recava da solo in questa casetta che Tonna aveva fatto così a porta per lui, in piena prateria,
per poter effettuare le sue ricerche. Cioè il signor Tonno aveva costruito una casetta, una cabina di legno, nella quale io dormivo. Per aspettare Neil Armstrong. Esatto, sì, sì, perché lui aveva le sue apparecchie elettromagnetiche e si allontanava dalla casa di Tonno per poter filmare e registrare queste cose che ha registrato, tra l'altro. Ti ha mai spiegato il signor Tonno perché Armstrong era interessato a questa realtà? Forse aveva avuto delle esperienze nel suo viaggio lunare? Io so che Neil Armstrong aveva visto qualcosa sulla faccia oscura della Luna. Io so che attraverso questo mio amico che è in Patagonia, che Neil Armstrong aveva fotografato delle strutture extraterrestri sulla faccia nascosta della Luna. Questo amico che vive in Patagonia, che ha esperienza straordinaria tra l'altro, mi raccontò che un giorno Neil Armstrong gli fece vedere delle fotografie in bianco e nero che Neil Armstrong aveva effettuato sul lato opposto della Luna. E evidentemente la NASA ha nascosto tutto questo, le autorità cercano sempre di nascondere volutamente quello che c'è dietro questo grandissimo mistero. Però l'esperienza vissuta nello spazio di Neil Armstrong era talmente importante, talmente grande, talmente scioccante, che lui ritornato sul pianeta Terra si è messa alla ricerca di eventuali presenza o remote o attuale di questa realtà. Quindi lui cercava luoghi dove c'era attività extraterrestre sulla Terra, quindi tracce antiche ma anche attività attuali, sì, del suo tempo, esatto, diciamo. Esatto. Io so per esempio che Neil Armstrong è anche sceso nella cueva dell'Ottaios, sì, questa famosa grotta che c'è in Ecuador, dove sono state ritrovate delle cose che non sono di questo mondo, le lamide d'oro, con una, sì, sai tutto. Sì, sì, sì. Ecco, esatto. E Neil Armstrong andava alla ricerca di queste cose. E, essendo venuto amico della famiglia Tonna, aveva anche portato alcune cose della Luna, aveva portato un po' di alcune pietre, un po' di terra, così. Però effettivamente Neil Armstrong è stato sulla Luna. Queste apparecchiature elettromagnetiche che Armstrong si portava in Uruguay, lì nella tenuta dell'Aurora, sì, tu sai di che cosa si trattava? No, no, non ho avuto, no, no, non so di che cosa si trattava. Veniva da solo o era accompagnato? Che io sappia, veniva da solo. E tra l'altro, quando veniva, si mimetizzava, metteva gli occhiali, un berretto per non farsi riconoscere, insomma. Quindi viaggiava anonimamente? Sì, esatto. Un'altra cosa che è accaduta particolare, che questo si lega un po' alla mia esperienza, è che il signor Tonno aveva contatti con Eugenio Siragusa. Sì. Cosa sai di questo fatto? Mentre ero là, il signor Tonno mi diede alcuni fogli, alcuni scritti di Eugenio Siragusa, battuta macchina, una ventina di fogli, che contenevano messaggi sulla presenza di questi esseri. Tra una di queste cose che poi sono sparite, questi, non li ho più, ti ho raccontato anche la storia, non li ho più e mi dispiace. Però una delle cose che ricordo su questi messaggi di Eugenio Siragusa diceva che i pescatori dell'Adriatico nottetempo vedevano dei globi luminosi mentre pescavano, no? La stampa italiana, ah, sono allucinate, sono ubriachi, devono andare... E invece venì a sapere che effettivamente gli extraterrestri erano intervenuti sul fondale dell'Adriatico per quello che non mi ricordo di aver detto, per prevenire un eventuale terremoto che avrebbe danneggiato sia l'Italia che la Jugoslavia, terremoto provocato dall'incauta estrazione del gas e da parte dell'ENI. Questo mi ricordo di aver letto su questi scritti. Te lo confermo perché Eugenio questa cosa la disse anche a me. Ecco, vedi. Addirittura ci sono anche due messaggi che Eugenio scrive nel 78, specifico per chi ci ascolta che stiamo parlando della grande ondata di avvistamenti dell'Adriatico che avvenne tra il 78 e il 79, o tra il 77 e il 78, adesso non ricordo bene. Comunque il 78 è l'anno clou dove c'è stata una grandissima attività UFO, la più grande della storia in Italia. Sì.
E addirittura ci furono due comunicati extraterrestri che amici di Eugenio, collaboratori, portarono alla capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, dove gli extraterrestri dicevano ai pescatori e ai militari della marina, della capitaneria, di non preoccuparsi ma di stare lontano dalle loro attività in acqua. E poi Eugenio mi confermò che si trattava di lavori che questi esseri fecero nella placca tettonica sott'acqua, perché c'era il rischio di un gravissimo terremoto, esatto, che avrebbe... Esatto, quello ricordo, è una delle poche cose che ricordo di questi scritti che Tonno mi diede. Me li diede Tonno perché erano scritti in italiani e in italiano, e Tonno glielo dovetti tradurre, tra l'altro. Una cosa molto particolare che mi raccontò Tonno in un periodo precedente a queste mie visite era quando c'era la dittatura in America Latina, c'erano i Tupamaros. Sì, Tupamaros in Perù? No. No, in Uruguay. In Uruguay. Giusto. Perù era Sendero Luminoso. Circolava la voce che le automobili che passavano nelle vicinanze dell'Aurora, improvvisamente i fari si spegnevano di noce da sole, si spegnevano i motori, poi si riaccendevano da sole. E allora le autorità militari, e poi si parlava anche della presenza di schivolanti, cominciava a parlare di questi argomenti, globi luminosi, di schivolanti, e l'esercito uruguaio pensò all'ingerenza di qualche potenza straniera che era venuta per... E venne mandato un plotone di militari nell'Aurora con bazooka, mortaia, mitragliatrice, così, e pronti per un evento. E poi apparvero dei globi luminosi che accecarono tutti i militari e resero inoffensive le armi, e dovettero scappare facendo la sé addosso, come si diceva. Questo mi raccontò Tonno, queste aneddote. Quindi sicuramente il governo era informato di questa, era informato, certo, di questa situazione, certo, qui. Torniamo al discorso dei contatti del signor Tonno. Che tu sappia, Sergio, questo essere mai ha mai dato dei messaggi, delle previsioni per il futuro? Ha mai avuto qualche informazione di questo tipo? No. L'unica cosa che mi rimase impressa nella mente fu una frase che Tonno mi disse un giorno. E te la dico in spagnolo perché so che... Mi dissi, mi querido Sergio, nos estamos acercando hacia algo muy raro a paso agigantados. Ci stiamo avvicinando a qualcosa di molto strano a passi da gigante. Lui sapeva che qualcosa sarebbe accaduto nel prossimo futuro su tutto il pianeta Terra. Sì. Certo, il grande contatto. Con questi, sì, esseri. Sì, sì. Ma una cosa particolare, Sergio, che io ti ho detto nei nostri scambi via chat, sì, è che Giorgio Bongiovanni, che all'Estimmate, la sera prima di ricevere la croce sulla fronte che ricevette in Uruguay, si recò all'Aurora ed ebbe un contatto, sì, proprio lì. Sì. E il giorno dopo riceve le Stimmate. Sì. Quindi confermo su una cosa che non c'entra niente col signor Tonno, che comunque questa attività extraterrestre poi si è spinta su quella parte che non è accettata dell'ufologia, che è la parte, diciamo, spirituale. Certo. Perché le due cose si uniscono. Questo Tonno l'aveva capito benissimo. Sì, sicuramente, certo. Sì, e sì, l'hai capito anche tu? Sì. Ecco, ci sono altri due luoghi, Sergio, che tu, di cui tu sei venuto a conoscenza, che è la cordigliera Hueca in Patagonia, e che c'è una base sull'Uritorco. Cosa sai di questo? Bene, una base, sì, extraterrestre. Questo amico mio che vive in Patagonia ci si è recato più di una volta assieme a un gruppo di scienziati. Allora, c'è una storia molto particolare. Si è recato dove? A Monte Uritorco, che sta nella provincia di Cordova. Okay. È una montagna del Cerro Uritorco, sì, che da secoli è vigilata da un gruppo di indios della zona che si chiamano i Comechingones. Comechingones sono i guardiani di questa montagna. C'è un aneddoto molto particolare che dice che un medico greco-argentino, si chiamava Miguel Ángel Acoglanis, aveva vissuto in Tibet alcuni anni e aveva imparato dai lama tibetani una lingua particolare, la lingua Irdin, che è una lingua cosmica, no, con la quale, per quanto poco ne so io, comunicano tra di loro gli extraterrestri.
Bene, questo medico argentino-greco ogni tanto si recava sul Monte Uritorco e recitando alcuni mantra in lingua Irdin, improvvisamente la montagna si illuminava, si illuminavano. Ti posso mandare anche, tra l'altro mi viene in mente adesso, ho un video di una signora che ha visitato più di una volta al Cerro di Torco, che ha avuto delle apparizioni extraterrestri, anche lì, anche fotografato, te lo manderò perché è molto interessante questo. Invece, quindi la cordigliera Hueca è dove c'è l'Uritorco, sono, è lo stesso? Che io sappia, sì. Ok. Tu mi... Sì, prego, scusa. Allora, recentemente questo amico mio, Edgardo, giustamente, ha fatto una conferenza sulla cordigliera Hueca. Ha fatto una conferenza e in questa conferenza disse che era abitata da esseri interdimensionali di altre civiltà remotissime. Al che un giorno io le ho telefonato a Edgardo e gli ho detto: quando parli di questi interdimensionali che vivono nella cordigliera Hueca, si tratta di Atlantidei? Gli dice: caro Sergio, hai del todo lì dentro. Hai delle antiche Incas, hai delle Mayas, hai dello Azteca, hai dello Atlantes, sono seri interdimensionali che hanno vivuto anteriormente e che vivono oltre la dimensione. E stanno lì. E stanno lì. Queste registrazioni di suoni particolari, Sergio, come sono state ottenute? Come l'ho ottenuto io? Sì, come le hai ottenute tu e chi le ha fatte e cosa queste sono? Queste registrazioni sono state effettuate nell'Armstrong con i suoi apparecchi. Quindi, allora, ecco, una delle cose che faceva, quindi Armstrong riusciva a registrare i suoni prodotti dalle astronavi extraterrestri. Esatto, esatto. L'ultima volta che andai a visitare la tenuta di Ton, l'Aurora, l'ultima volta perché dovevo rientrare in Italia, Ton mi dice: tengo che darti algo che mi duele, però te lo voglio dare. E mi diede la cassettina Armstrong. Perché te l'ha data? Me l'ha data, e perché me l'ha data? Non lo so, me l'ha data in ricordo. Tra l'altro, quando io sono ritornato in Uruguay 10 anni fa, ho parlato con il figlio di Tonno, che si chiama Tullio. Tonno non c'era più, era già passato nell'altra dimensione. Io gli dissi a Tullio: senti, tuo papà anni fa mi diede delle lettere, mi scrisse delle lettere che ho ancora, mi diede una cassetta con la registrazione dell'Armstrong. Gli disse: è una realtà, Sergio, guardala come reliquia, tienila come reliquia. Mio papà non era tipo a 68 anni di raccontare delle fagne, anche perché per lui tutto questo è come una cosa molto seria, non ci poteva scherzare sopra. Certo, Tonna era una persona integra e quello che raccontava era oro colato, insomma, no? Non poteva mettere in dubbio, non aveva neanche nessun interesse a raccontare delle fantasie. Perciò io confido che quello che mi ha dato è veramente, si tratta di quello. Qualcos'altro che ti ha detto anche il Maria su questa visitazione particolare di Armstrong, come è iniziata, o qualche dialogo? No, niente di particolare, niente di particolare. So che era diventato un assiduo frequentatore dell'Aurora, Armstrong, però non più di tanto. Mi sarebbe piaciuto incontrarli in occasione di questa mia visita, però non ho avuto l'occasione di poterlo vedere mentre era lì. Comunque, tornando al discorso dei suoni, una delle cose che Armstrong faceva con queste apparecchiature era registrare i suoni prodotti dalle astronavi. Sì, sì. Esatto. E anche il Maria ti ha dato una cassetta. Ho la cassetta qua. Sì, registrata. Sì, sì. E poi c'era un fatto anche particolare che tu mi avevi raccontato, che anche il Maria ti accompagnava a prendere pietre che erano vicine ai luoghi di atterraggio, sì, che poi con queste pietre avevano qualche capacità curativa, giusto? Allora, c'è da dire questo, sì. Prima di tutto il simbolo, la famosa croce di cui parlavamo prima, che non c'è più adesso,
So che alcune persone affette di malattie che la scienza non poteva intervenire si sono sdraiate su questa croce coperta da un lenzuolo e improvvisamente sono guarite, misteriosamente guarite. Ecco perché la croce non c'è più, perché molta gente ha scavato la terra. Però una cosa molto curiosa che è successa a me appena ritornato dall'Uruguay, avevo portato con me un po' di terra anch'io, terra che prelevavo dal luogo dove nell'interno dei cerchi ben visibili dove appoggiavano queste navi. Tonno mi dice: portate via delle pietre da qua dentro che hanno energia particolare, portatevi anche della terra. Abbiamo portato in Italia alcune sacchette un po' di terre di queste pietre. Allora un giorno ero ritornato in Italia, ero in vacanza, io sono di origine, la mia famiglia è del Lago Maggiore, Stresa, sono di là, no? Allora mi reco dai miei genitori sul Lago Maggiore, passavo un paio di settimane e chiamo un mio fratello molto più giovane di me per raccontargli certe mie esperienze in Uruguay. Lo chiamo e dico: Roberto, se possiamo vedere, ti devo raccontare certe cose che ho vissuto in Uruguay. E lui mi fa: guarda, vieni a prendermi perché non posso guidare la macchina, perché mi sono forse fratturato un polso giocando a pallone, domani devo andare all'ospedale. Allora vado con la macchina mia, prendo mio fratello, li metto nel passacassette, la cassetta fa ascoltare questi suoni, e gli racconto e gli faccio vedere delle pietre dello assentamento. E gli do una pietra nella mano sinistra, che è strano, sembra bruciata, sembra... Poi la mette distrattamente nella mano ferita, aveva il polso fasciato, era pieno estate, il braccio abbronzato, mio fratello andava sempre a pescare, e prende la pietra nella mano destra, mi dice: senti, io sento un forte calore, poi improvvisamente dalla fasciatura vede come due strisce bianche, e poi dice: ma io non sento più niente. Mio fratello è tipo Bud Spencer, 1,90 m, 100 kg, esce fuori dalla mano, dava dei pugni contro la carrozzeria, ma io non sento più niente. Improvvisamente il dolore era sparito. Ho risentito mio fratello l'indomani, dice: Roberto, la mano? Ah, non lo so, non c'è più niente, ho disdetto l'appuntamento all'ospedale. Cioè, questo è successo a mio fratello con una di queste pietre. Incredibile. Sì. Sergio, se c'è qualcos'altro che puoi aggiungere, un'ultima domanda. L'albero Ombù esiste ancora? L'albero Ombù esiste ancora e col passare degli anni sono cresciuti alla base dei virgulto, come si chiamano? Sì, sì, dei, sì. Dei si chiama così, virgulto? Sì, sì. Altri rami, insomma. Però il tronco originale è ancora lì, cavo, con la sfera dentro ancora. E nessuno lo tocca? Nessuno la tocca. Bene. Che poi una cosa curiosa, che questa sfera che è precipitata dalla, non è caduta in linea verticale dovuta alla gravità, è caduta in forma elicoidale. Quindi ha scavato il tronco? Ha scavato il tronco. Quindi Sergio, questa sfera non è caduta per gravità, ma è stata, diciamo, pilotata? Esatto, esatto, sì. E quindi cadendo ha, diciamo, dissolto la chioma dell'albero e ha scavato l'albero. Esatto. Che diametro ha l'ombù? Non saprei dire, però era un albero abbastanza grande, aveva avuto un diametro di 60 centimetri forse, con una chioma molto grande. Curiosamente era tutto sparito, fogliame, rame, tutto, è rimasto questo pezzo di tronco alto un mezzo metro, cavo. È sotto questa sfera. Sì, ovviamente sì. Non si sa che tipo di... funzione abbia questa sfera. Prima hai detto... Lo chiamavano sonar cosmico, non lo so. Va bene. Sergio, grazie mille per questa... Grazie a te, grazie dell'invito e complimenti ancora per la tua missione che ritengo molto importante. Ti ringrazio. Sta risvegliando, io ti seguo regolarmente su YouTube e sta risvegliando... un bel po' di gente. Si fa quel che si può. Beh, tu hai dato il tuo bel contributo adesso, quindi grazie di nuovo. Un'esperienza straordinaria. Pensa che è un po' un dovere di divulgare, perché non voglio lasciare questo mondo, insomma, con questo segreto interiore. Devo dire che io vivo a Ronciglione, sud di Ronciglione, e ho tenuto questo segreto interno per una ventina d'anni, non potevo parlare con la gente, diceva: ma questo è pazzo, no?
Per un giorno a Ronciglione un signore che chiama Ennio Lamalfa. Ennio Lamalfa è il nipote di Ugo Lamalfa, è uno studioso, anche lui ha fatto ricerca su Atlanti, sulle piste di Nazca, è andato molto in India, è andato a Palenque, insomma ha fatto molte ricerche, no? E allora lui aveva messo delle locande lì nel paese, venerdì conferenze sugli Anunnaki. Gli Anunnaki a Ronciglione, che pare Anunnaki? Io sapevo chi erano gli Anunnaki. Oh, volevo andare a questa conferenza e non conoscevo Lamalfa e a un certo momento chiesi di parlare, raccontai un po' queste mie esperienze facendo vedere i documenti. Alla fine la gente si alzò in piedi ad applaudire perché mi sono reso conto che questa fu la prima volta che incominciai a parlare di queste mie esperienze. Se uno ne parla con dovizia di particolare, far vedere l'argomentazione, vede una persona che parla in un modo serio, incomincia a dire, c'è qualcosa di... Beh, oggi c'è tanto interesse, Sergio. Io ho iniziato 33 anni fa, venivano alle conferenze poche persone solo per fare polemica. Ah. Oggi invece, anche grazie ovviamente al frutto della ricerca che ho portato avanti con tutti gli amici certo. Con cui l'abbiamo fatto, di fronte alle prove... E comunque l'attività extraterrestre è cresciuta veramente tanto, quindi oggi c'è tanto interesse, anche perché, Sergio, la società da quando eravamo ragazzini noi è peggiorata tantissimo. Sì, quindi sì, oggi certo. Tanta gente ha perso la speranza di un miglioramento e sperano in un aiuto. Certamente, certamente. Anche perché io mi ricordo quando lasciai il tonno l'ultima volta, non ti preoccupi, Sergio, ti vanno a seguire sempre. Cioè, ti vanno a seguire illuminando sempre. E io mi sono reso conto che col passare degli anni, insomma, mi si è aperta la coscienza, insomma, ritengo di essere di aver aumentato anche il mio campo di frequenza vibratoria interiore, no? Attraverso la lettura, attraverso anche la preghiera. Io prego molto anche, credo molto nella preghiera, no? Ed è così. Allora dobbiamo renderci conto che siamo un'umanità primitiva, bellicosa, guerrafondaia, cattiva, egoista. Questo siamo. La storia del pianeta Terra è una storia millenaria di massacri, di guerre, di sangue. Questa è la nostra storia. Abbiamo fatto una prima guerra mondiale, subito dopo abbiamo fatto una seconda con milioni di morti, dalle quali non abbiamo imparato niente, abbiamo continuato ad armarci fino all'inverosimile. Pronti a scatenare uno che sarà catastrofica. Nucleare. Nucleare. E allora dobbiamo capire che... dobbiamo cambiare. C'è la possibilità, l'evidenza di che entità super che ci stanno vigilando, pronta a intervenire qualora siamo provocati, non per salvare l'umanità, ma per salvare il pianeta. E quelli che se lo meritano. Aiuteranno quelli che se lo meritano. Esatto, sì. Per quello dobbiamo lavorare, ognuno di noi che ha un po' di coscienza, lavorare su se stesso, cercare di far parte di questa nuova umanità che albeggerà presto, quando, non lo so. Però i tempi si stanno avvicinando, i tempi si stanno accelerando. Assolutamente. Ormai io sono vecchio, ho quasi 86 anni, non so se... Complimenti, te li porti benissimo. Grazie a Dio, sì. Però ci sono. Magari una manina te l'hanno data anche lì. Penso di sì. E ognuno di noi viene a questo modo un certo tipo di missione da svolgere, perché niente succede al caso. Certo, io ho avuto, quando ti ho visto, ho avuto subito un feeling immediato con te, come se ci conoscessimo. Ma è vero, ma anch'io ce l'ho con te. Quindi, così, grazie ancora, Sergio. Grazie a te, Giorgio.